Colleferro, restano in carcere tre degli arrestati. Ai domiciliari Francesco Belleggia ha rivelato: ho visto Gabriele colpire Willy, i due fratelli bianchi già indagati per altri pestaggi. Scuola, il governo conferma riapertura il 14, allarme dei presidi, ritardi sui banchi, organici e aule. Azzolina ha fatto sforzo enorme, no ad allarmismi, l'OMS no alla quarantena breve. Vaccino di Oxford, stop temporaneo alla sperimentazione, reazione anomala in uno dei volontari. Gli scienziati, pausa normale ma i tempi si allungano, il Papa no a interessi di parte. Conte presenta le linee guida per il piano di ripresa sul recovery fund, dialogo con l'opposizione, maggioranza divisa sul MES, centrodestra confronto in Parlamento. Stato di emergenza a Lesbo dopo l'incendio che ha distrutto il campo di Moria, più di 12.000 persone in fuga sull'isola, appello della Germania, l'Europa aiuti la Grecia, accogliamo i rifugiati. Buongiorno dal TG3, l'omicidio di Willy Montero, ucciso a calci e pugni a Colleferro, restano in carcere tre